a tutti, sono Giada, di solito non appaio in televisione, ma co-conduco il programma di sabato domenica mattina dalle 7 alle 9, meravigliosa mattinata weekend, assieme al mio carissimo direttore Roberto Gennaro. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, vorrei raccontarvi una storia di una donna che per me è molto importante ed ha una storia poi bellissima. Come avrete ben potuto capire, comunque sono una grande amante dell'arte in ogni suo genere, in ogni sua forma, e una delle forme di espressione alla quale ho sempre dedicato la mia vita sin da bambina, cosa può essere se non la musica? E parlando di musica, in un giorno molto importante come questo non potevo non citare una grande donna, un'immensa voce, simbolo della lotta per i diritti civili. La musica che si fa donna con Nina Simone, un'autrice estremamente tormentata, femminista e in prima linea sempre per i diritti civili. Il suo vero nome di nascita è Eunice Kathleen Waymon. Nacque il 21 febbraio 1933 nel North Carolina. Figlia di un padre pastore e di una madre conservatrice, lei inizia ad avvicinarsi alla musica cantando in chiesa assieme alle sorelle e aiutando la madre con l'organo. Una bambina sin da subito considerata prodigio, riuscendo appunto a suonare già in tenera età il pianoforte ad orecchio. Il pianoforte che era il suo più grande sogno. Il suo amore per la musica, considerata, pensate, dalla famiglia la musica del diavolo, la spinse però a fuggire ed acquisire il nome d'arte che poi la rese nota come Nina Simone. Inizialmente lei non vuole essere una cantante, il suo sogno più grande è quello di diventare una pianista. Questo sogno però inizia poi ad incrinarsi quando la sua domanda alla Curtis Institute viene rifiutata per delle cause razziali. Decide così di esibirsi ad Atlantic City in un locale come pianista, finché dovette scendere a patti con il proprietario che le impose di cantare. Lei accettò con malinconia e molta rabbia e un atteggiamento, diciamo, che poi la contraddistingue in tutta la sua vita. Nonostante il suo attivismo e la sua musica, ebbe una vita molto travagliata, segnata anche purtroppo da numerosi abusi subiti dal marito violento. Smossa però anche da una presa di coscienza sin da bambina, quando la madre e il padre, pensate, erano costretti ad assistere alle sue esibizioni dal fondo della sala, a causa appunto della segregazione razziale. Una cosa che la segnò molto, l'ingiustizia appunto da parte della società nei confronti delle persone di colore. Dei temi purtroppo attualissimi nel panorama di un'America degli anni 50, per cui decide di battersi anche nei testi delle sue canzoni senza mai darsi per vinta. Fiera di essere donna e fiera di essere una donna di colore. Nel miscuglio di jazz e blues nel 1963 rende pubblica la sua prima canzone di protesta, che ha in nome Mississippi Golden, esprimendo la sua voglia di rivalsa, dicendo: voglio l'uguaglianza, voglio la verità e un paese libero. E una sera che è il 12 aprile 1963, una donna si sta sistemando il trucco nel suo camerino prima di salire sul palco. Il suo sguardo è molto duro mentre si dipinge delle gocce color perla sulla pelle nera, a sottolineare la linea di un severo sopracciglio. Eunice Waymon ha appena realizzato il suo sogno. Sta per suonare al Carnegie Hall, il tempio della musica classica americana. Eunice però non sorride, non sarà lei a salire sul palco, ma sarà Nina Simone. Eunice abbassa lo sguardo sui tasti del pianoforte e poche ore prima aveva scritto una lettera ai suoi genitori dicendo: sì, sono il Carnegie Hall finalmente, ma non suonerò Bach. Prima di sprigionare la potente e profonda e spessa voce di Nina Simone,
Eunice si concede un piccolo piacere, diciamo, un brano eseguito in silenzio, lasciando parlare solamente il pianoforte. Il tutto è dipinto dal fiato sospeso del pubblico dalla prima all'ultima nota. Da qui ha inizio la sua carriera e Eunice Waymon finalmente sorride. Ci lascia purtroppo il 21 aprile del 2003 a soli 70 anni. È una donna che non si è mai arresa di fronte a nulla, a nessun ostacolo economico, politico, sociale, personale, a nulla. È una donna che ha fatto delle sue canzoni degli inni di libertà. È un grido a ricordare che nonostante tutto siamo delle persone. E grazie a persone come lei la musica si è fatta donna e si è fatta speranza. E quindi io vi auguro di battervi sempre per ciò in cui credete, e di non sentirvi mai meno di ciò che siete, di credere ed avere il coraggio di gridare al mondo ogni volta che lo sentite necessario le vostre emozioni, senza paura e con amore. Quindi detto questo io auguro una buona festa, una buona giornata internazionale della donna a tutte. Vi mando un bacione grande e un grande abbraccio. Da Giada.